Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Elbeez. Andiamo a sperimentare con la resina, con questo stampo qui. La resina utilizzerò quella della Resin Pro, la resina epossidica. Questo è lo stampo, è davvero molto carino, questa stellina, questa sorta di svuota tasche a forma di stellina. Questo è il codice del prodotto, ovviamente vi lascio il link anche in descrizione. E vi lascio anche il codice sconto che per il sito di Elbeez è GAD3OFF02. Per avere appunto il 3% di sconto senza minimo di spesa. Poi ho preso anche quest'altro stampo davvero molto carino di questa ninfea e quindi adesso vado a sperimentare prima con la stellina. Ho realizzato già la resina ed eccola qui, ho inserito esattamente 50 g di A e 30 di B. Adesso vado a mixare il tutto molto lentamente per 5 minuti. Rieccomi, ho miscelato la resina per 5 minuti, ho scelto anche i colori da inserire all'interno della resina e anche i flakes perché voglio una cosa molto luccicosa. Questo è il codice appunto dei flakes. Adesso divido la resina in un altro bicchierino, non fate caso ai bicchierini, li utilizzo diverse volte. Ok, ho messo un po' di resina qui trasparente e la metto qui nell'angolo. E poi vado a prelevare un po' di questo pigmento qui blu. Poi inserisco un po' all'interno anche il pigmento per artisti. E ovviamente i flakes. Ho esagerato secondo voi? Io li adoro troppo i flakes. Guardate che belli. Ok, siamo pronti. Prendo un po' di trasparente e poi nuovamente questo. Rieccomi, ho versato la resina. Questa tipologia di stampo è un po' morbido, quindi non vado a spostarlo dalla postazione. Voi se prendete questo stampo ricordate di mettere sotto un vassoietto. Poi con uno stuzzicadenti o uno strumentino del genere vado a ripercorrere tutti i bordi in modo da far salire a galla tutte le varie eventuali bollicine e poi semplicemente con un accendino le faccio scoppiare, oppure se avete anche la pistola ad aria calda va benissimo. E niente, ecco qua, questo è il risultato. Ovviamente poi dopo aver passato la pistola ad aria calda devo attendere la catalisi. Ed ecco qui la pistola della calda, io utilizzo questa qui della Track Life, mi trovo benissimo. Se la trovo ancora disponibile su Amazon vi metto il link in descrizione oppure ve ne metto una similare. Quindi passo questa velocemente. Rieccomi con la resina appunto avanzata, ho realizzato anche dei cabochon, sia gocce grandi, gocce piccoli, i quadratini grandi e piccoli e anche questi piccoli tondi, così vi mostrerò il tutto una volta catalizzato. Rieccomi, sono trascorse esattamente 12 ore e il tutto si è catalizzato. Vi mostro prima questi piccini. Molto molto carini, devo un po' limarli, questo pure molto carino, ed eccolo qua,
la goccina. Rieccomi, l'ultima goccina si è portato via un pochettino di stampo, quindi che peccato, questo stampo mi piaceva tanto. E niente, adesso andiamo a vedere la stellotta, vediamo com'è è venuta. C'ho la bua al ditino, quindi ho difficoltà con qualsiasi cosa, non ci fate caso. Quindi facciamo una cosa, la tolgo dallo stampo e ritorno da voi. Rieccomi, siete pronte per vederla? Io già ho sbirciato ovviamente ed è un incanto. Questo è tutto il bordino, non so se si nota, c'è questa sorta di trama davvero molto molto bella, qui devo un po' limarlo. E questa è la ciotolina a forma di stella, cioè davvero un amore, molto molto bella. Questa sicuramente la realizzerò in tanti colori, con tante fantasie, anche tipo effetto, non so, rainbow. È spettacolare, è davvero molto carina. La trovo adatta sia ovviamente per creare uno svuotatasche, ma secondo me va bene anche come, come oggetto da bagno, cioè mettere, che ne so, le saponette, oppure, visto che adesso ci vanno tutti questi saponi, sia per il viso ma anche per i capelli, il sapone quello lì solido, e quindi secondo me è l'ideale questo genere di contenitore. Davvero molto molto carina, l'adoro. Voi cosa ne pensate? Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!